La Polizia di Stato ha presentato a Palazzo Bernini, uno dei più rappresentativi palazzi monumentali della capitale, l'edizione 2024 del calendario istituzionale, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e del Capo della Polizia, Direttore Centrale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani. Negli ultimi anni il calendario è stato realizzato da fotografi molto celebri, fumettisti, fotoreporter di fama internazionale e poliziotti fotografi. Per accompagnare i mesi del 2024, la Polizia di Stato ha scelto il celebre fotografo Massimo Sestini, vincitore del prestigioso premio World Press Photo nel 2015. Al suo stile, alla sua creatività e alla sua esperienza è stata affidata la realizzazione degli scatti fotografici con l'obiettivo di valorizzare il servizio quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, con lo sfondo, come si vede in queste immagini, di paesaggi mozzafiato e scorci suggestivi tra i più belli d'Italia. 12 foto che consentono di aprire una finestra privilegiata sulle bellezze del nostro meraviglioso paese. Dalle tre cime di Lavaredo alle arcate illuminate del Colosseo, dal disegno architettonico della Galleria Liberty di Milano ad uno scorcio suggestivo di Napoli. E poi ancora, vedete dalle immagini, la fontana di Villa d'Este a Tivoli e i quattro canti di Palermo. Ed ancora la splendida Matera. Tutte bellezze straordinarie del nostro paese, immortalate con fotografie di grande impatto visivo che descrivono l'esserci sempre per contraddistinguere l'impegno di ogni poliziotto. Anche quest'anno dunque la Polizia di Stato ha rinnovato il suo impegno con l'UNICEF a favore di iniziative benefiche nei confronti di minori, destinando il ricavato della vendita, il calendario costa 8 euro, a progetti di solidarietà e a sostegno del piano Marco Valerio per i figli dei dipendenti affetti da grave patologie croniche. Dal 2001 ad oggi la vendita del calendario ha permesso di destinare a queste iniziative più di 3 milioni di euro. Anche questo è stato un grande successo.